pazze e voglio essere vivo, chi è uscito fuori la casa mia, mi sono pazzo, mi sono pazze, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta, non mi dare sempre a giù, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno dalle ore. Nel frattempo Paolo, il tecnico, con tenacia sta cercando l'altra traccia di un'altra canzone del grande Pino Daniele. Noi abbiamo dedicato questo evento alla memoria di quello che non è stato solo un grande musicista napoletano, italiano e internazionale, ma è stato anche un poeta della canzone italiana. Abbiamo scelto Iso Paz, Massimo, come prima traccia, dove abbiamo avuto modo di vedere, sì, un Pino Daniele giovanissimo agli esordi, e adesso mi pare Napoli, un'altra immagine di repertorio, gentilmente concessa dalla Casina Pompea. Ricordiamo che la Casina Pompea è diretta dall'ingegner Bruno Maffei ed è l'archivio storico della canzone napoletana. Che è vicinissima al mare, se ne sente quasi l'odore. Di certo oggi noi qui respireremo il profumo della poesia, e a tal proposito volevo dire due parole proprio. Ho avuto già modo di scriverlo su Facebook qualche giorno fa,
qua bisogna, in un modo o nell'altro ci dobbiamo arrangiare a comunicare, si comunica in tutti i modi possibili e inimmaginabili. Facebook è uno di quei modi che, se usato bene, può arrivare al cuore delle persone. Allora, noi siamo qui a celebrare la poesia, ma intendiamo il concorso di poesia come una celebrazione della stessa, quindi come una vera e propria festa. Mi trovo in totale disaccordo, è incostituzionale per la mia anima avere a che fare magari con persone che partecipano a concorsi di poesia esclusivamente per vincere. Quello è il campionato di calcio, il campionato di basket, non ha niente a che vedere la competizione in eventi del genere come questo. Quando si fa cultura, quando si fa arte, si sta facendo innanzitutto un servizio per la propria anima, quindi cerchiamo di entrare in sintonia con il creato, con tutto ciò che ci circonda, no? Stuzzichiamo un po' i termini quali l'armonia, la condivisione, che è fondamentale. Noi della Madre dell'Arte abbiamo sempre pensato che la condivisione fosse fondamentale, cioè noi siamo qui tutti quanti riuniti come anime che si incontrano per la prima volta, ci siamo visti anche in altre occasioni, e che si riconoscono e che parlano la stessa lingua, che è la lingua universale, la lingua della poesia, della cultura e dell'arte. Quindi è inimmaginabile, quindi la poesia non c'è, la poesia vince sempre, non c'è uno sconfitto, un vincitore, non è che quello che ritira il premio è un poeta migliore di quello che il premio non lo ritira. Così come nel Festival di Sanremo, comunque si deve fare una classifica, e molto spesso capita che chi arriva all'ultimo posto è primo nelle vendite, questo avviene anche per quanto riguarda le poesie. La giuria, che ringrazio, qui abbiamo il professore, abbiamo la professoressa Vittoria Caso e il professor Iorio, che è nel presidente, e poi abbiamo Antonio Spagnolo, che però probabilmente ci raggiungerà. Non sono ancora arrivati gli altri due giurati, avremo modo comunque dopo di farli salire sul palco e quindi di parlarne anche un pochettino. È complicatissimo giudicare le poesie, è complicatissimo. Per cui il poeta non ci deve rimanere male se la sua poesia magari non si è classificata. Qua tutti quanti noi pensiamo di essere speciali, probabilmente lo siamo. Tutti quanti noi crediamo di aver diritto a raggiungere determinati risultati e poi magari ci rimaniamo male se questi risultati non li raggiungiamo. Dobbiamo capire che il valore importante è quello della partecipazione e della condivisione. Facciamo un favore a noi stessi, eleviamoci, cerchiamo di essere all'altezza delle cose che scriviamo e facciamo in modo che il nostro comportamento, il nostro animo siano in perfetta sintonia con le belle cose che scriviamo. Grazie.